Conoscete tutti Minecraft, vero? Quel gioco che ci mette 30 anni a caricare un fottutissimo mondo e appena entrate. Il caricamento dei chunk è una cosa improponibile, cioè ragazzi, non carica niente, letteralmente. Ci mette 30 anni per caricare due fottutissimi chunk. Bene, con questa mod che vedremo oggi avrete un caricamento molto più veloce, avrete un grandissimo boost di prestazioni e non avrete più problemi letteralmente con, non dico qualsiasi computer, ma con un computer che abbia anche una scheda non molto potente, come può essere una vecchia GT710, potrete fare un buon numero di FPS su Minecraft. Ora abbiamo caricato tutti i chunk, come vedete il processore è a 100 gradi, perché? Perché letteralmente Minecraft base fa schifo. Infatti non riusciamo nemmeno ad andare ad una media un po' più alta di FPS, ci aggiriamo intorno ai 100, che su Minecraft può voler dire se droppi un po' cominci a laggare. Bene, metto la visuale in basso e sparo su a 1000, però capite che è un gioco instabilissimo e se mi muovo un po' andiamo già sotto i 60, anzi addirittura siamo scesi a 44 e 44 FPS vuol dire lag assoluto. Però ricordiamoci che non ho ancora installato la mod. Appena avremo installato la mod, questo menu sparirà e sarà tutto diverso, tutto molto più bello. Quindi leviamo questo tipo di Minecraft. Ovviamente per salvare un mondo, ciao, 30 anni. Ho avviato già un'altra versione, che è questa qui con il pallino blu, che è praticamente la mod che vi dicevo, ovvero Sodium. Anzi, per essere più corretto, se volessi dirvi tutte le mod che ho caricato in questa versione, sono troppe. Ma quelle che vedremo oggi sono semplicemente Sodium Starlight, che vi spiego subito che è una mod per ottimizzare, come lo è anche Iris, che ottimizza le shaders e vi fa utilizzare le shaders anche senza Optifine. Entity Calling, che migliora la gestione delle entità, e anche Better F3, che sinceramente è una mod molto carina che potete utilizzare nel vostro Minecraft. Allora, prima siamo entrati in un mondo con i chunk al massimo, quindi lo faremo anche qui, e vi mostro già una feature molto interessante. Qui potete scegliere quanti thread del processore utilizzare. Ci sono i core e i thread in un processore. I thread sono quelli che questa mod sfrutta a pieno per il caricamento, senza perdere di prestazioni, perché uno può pensare carico più veloce, ho meno prestazioni. Non è vero, perché con questa mod semplicemente andrà tutto benissimo. Tutto ciò lo facciamo con le shaders disattivate. Qui abbiamo il color space che, boh, lasciamolo base. E vabbè, ovviamente togliamo il V-Sync, illimitiamo tutto e vediamo la differenza. Perfetto, entriamo nel nuovo mondo e vediamo la differenza. Come vedete, il mondo si è già letteralmente caricato completamente, cioè non ho fatto nemmeno in tempo ad alzarmi in creative e tutto era già pronto. Ci mettiamo in spectator così possiamo anche andare un po' più veloce. Già come vedete, gli FPS rispetto a prima siamo con una media di 600, quindi 10 volte tanto, anche di più. Chiaro, se mi muovo in giro scendono un po', ma con una media di oltre 200, con 32 chunk mentre corriamo come dei bastardi in giro, cioè può anche starci, no? In ogni caso, se dovessimo abbassarli, perché 32 sono comunque tanti, avete visto già il caricamento velocissimo. Ora teniamo solamente 20 chunk, che è una visibilità più che buona, e come vedete carica abbastanza velocemente dappertutto. Entriamo nella giungla, che è uno dei biomi dove si lagga di più su Minecraft. Ma qui, no, ce ne sbattiamo altamente il cazzo, che andiamo anche oltre i 970 fps. Facciamo finta che siamo nel caso più estremo, ovvero 32 chunk con grafica in fabless, le cloud, le toy non cambiano nulla perché come vedete c'è scritto impact low, però lasciamo la grafica su fabless e come vedete non cambia assolutamente niente. Minecraft è perfetto, non lag e vi darà un'esperienza bellissima. La roba divertente è che non cambia molto tra una e l'altra grafica, però avete visto il caricamento velocissimo. Come vi dicevo prima, nelle shaders potete intanto customizzarvi qua nei tasti per metterle, togliere e tutte le cose. E con un tasto semplicemente le potete mettere o togliere. Prima che crashasse Minecraft, che voi non avete visto perché è anche crashata la registrazione, ero nella sezione shaders e vi stavo parlando della possibilità di mettere un tasto rapido per attivare e disattivare le shaders. Io ho messo R
In un attimo me le ha caricate, a differenza di Optifine, e la roba sostanziale è che se prima facevamo 60-70 fps senza shaders su Minecraft base, qui con delle shaders pesanti a 32 chunk e senza dare troppo sforzo, beh, chiaro, dipendenza di dove guarderemo, l'accesso della giungla lagheremo un po', ma se ci spostiamo in un'area più chiusa comunque giochiamo molto fluidamente. Credo che nessuno giochi a 32 chunk con le shaders, quindi proviamo uno scenario più reale. Ad esempio una media di 16, massima, esageriamo anche a 20, tanto cosa ce ne frega. Magari con un set day, o meglio. Io ho beccato il bioma più brutto per fare questo video. Bella pianura. Ci vediamo quando avrò trovato una pianura. Eccoci qua, un posto abbastanza migliore. Come dicevo prima, a parte lo switch velocissimo tra il togliere le shaders e il mettere le shaders, averle tutte qui, cosa molto comoda. Se noi provassimo ad esempio con una shaders abbastanza leggera, tipo la Sildur's Vibrant Extreme, che di Extreme non ha molto per questa mod, perché a parte che le carica subito, vi rendete conto che possiamo arrivare a quasi 260 fps con una shaders su Minecraft? Ah, non vi ho detto che siamo nell'ultima versione di Minecraft, e per farvelo vedere sfrutterò la mod di cui vi ho parlato prima, ovvero BetterF3, che con questo menu a tendina molto carino, del quale non vedete benissimo perché c'è Afterburner che fa vedere gli FPS. Possiamo vedere gli FPS anche qui, quindi in verità potremmo effettivamente tenere sempre F3 aperto, e possiamo scegliere di customizzare qualsiasi cosa. Con F3 più M potete decidere di aggiungere dei moduli e, ad esempio, potete avere le cose invertite, ovvero avere i moduli tipo per vedere gli FPS a destra, per vedere le coordinate, invertire e vedere le informazioni sulla scheda video del processore a sinistra. Potete fare molte molte cose, ad esempio io metto qua FPS, sì, facciamo save, come vedete li abbiamo sia a destra che a sinistra. Se volessimo toglierli, tasto sinistro, delete, e abbiamo già fatto. Poi ovviamente per toglierlo, non so perché, bisogna sempre cliccare due volte, però non fa niente. Magari andiamo a riaprire MSI Afterburner, così che siamo più comodi. E niente, secondo me il test di oggi può finire qui. Il modo in cui si installa la mod è molto semplice, ve lo faccio vedere ora. Se utilizzate Minecraft Launcher dovrete andare e scaricarvi Fabric. Andate in questo link, fate download, premete nell'installazione, lui vi chiederà quale versione, quindi non la dovete scegliere prima, ma ve la scegliete direttamente da qua, cosa anche più comoda secondo me. Potete anche installarvi server se vi interessa, ma quello magari lo vediamo in un'altra volta, non so ancora bene. Potete scegliere la versione di loading e poi farete install. Vi farà vedere qui Fabric Loader. Io ce l'ho già qua e mi sa che ce l'ho direttamente con. Sì, sono in 1.21 perché mi serviva per entrare in un mondo speciale, però funziona con qualsiasi versione di Minecraft. Basti pensare che fino alla 1.20.2, che dovrebbe essere già uscita da un po', funziona benissimo. Direi andiamo in mod. Se non sapete come andare nella cartella mod dovete digitare nella barra di ricerca percentuale updata percentuale, come scritto qua, magari non su Edge, porca di quella puttana. Ora me l'ha trovata, perfetto. Qui c'è suono anche l'Iris Installer perché avevo fatto dei test. T-Launcher non so perché io debba ancora averlo installato, però ok, anche perché sono premium. Andate in punto Minecraft mods, anzi vi faccio vedere prima che qui in version avete la versione di Fabric che avrete appena installato, io in questo caso la 1.21. Se invece andate in mod potete scegliere ciò che vi interessa. Qui avevo un bel po' di roba perché giocavo un mondo moddato con i miei amici. Potete installare qui e metterci dentro Sodium, Lithium, Phosphorum, Entity Calling e Iris, che sono le 4-5 mod più utilizzate e anche le migliori. Magari scegliete di dargli un pochettino più di 2 GB di RAM, così che funziona meglio, anche solo 4, 6 o 8 a dipendenza di quante ne avete. Se invece come me usate MultiMC è molto più semplice, perché vi basterà fare Create Instance, scegliere la versione, facciamo per la 1.22, tasto destro, Edit, qui andate a fare Install Fabric. Scegliete la versione senza andare su internet e cercare, andate in mod, le trascinate dentro
e avete fatto. Poi fate launch e potrete giocare al vostro Minecraft. Adesso io questa la elimino. Spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Probabilmente sarà dedicato sempre a Minecraft, ma stavolta nel modo in cui si utilizza Iris Shaders. Come installarlo non è difficile, basta prendere la mod, come vi ho spiegato in questo video, di metterla nella cartella mod, avviare il gioco e poi potete customizzarla in game. Detto questo, io vi auguro una buona giornata. Ci vediamo presto. Ciao!